conferimento da parte del sindaco dell'Aquila Biondi del sigillo della città, la Corale Gran Sasso corona i suoi 70 anni di attività. Il sigillo, conferito alla presenza del presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, riconosce alla Corale il ruolo di rappresentante dell'Abruzzo in Italia e all'estero, fin dal dopoguerra, grazie all'intraprendenza e alla lungimiranza di Paolo Mantini che, diciottenne, fondò la Corale Gran Sasso con un gruppo di amici appassionati nella chiesa di San Silvestro all'Aquila. Per me in particolar modo, in quanto figlio del maestro fondatore, posso dire che è un'emozione particolare. 70 anni significa aver condiviso e continuare a condividere tante emozioni, ricordi, il piacere di cantare, continuare a trasmettere la passione del canto ai giovani. Un'associazione così importante che per 70 anni ha tracciato tramite la figura di mio padre Paolo Mantini un percorso anche di formazione musicale in ambito corale. Nei 70 anni di attività la Corale Gran Sasso ha toccato vari ambiti, oltre al folklore aquilano e abruzzese si esprime infatti anche con la musica polifonica sacra e profana, con i canti di montagna, con le voci maschili. La musica popolare italiana è nel repertorio sinfonico corale. Abbiamo colto un parallelismo che credo non sia casuale tra il periodo in cui è stata fondata la Corale, parliamo dell'immediato dopoguerra, quando il maestro Paolo Mantini con la sua proposta musicale contribuì a ricostruire uno spazio culturale aperto a tutti, con la società di questi nostri giorni, che allo stesso modo è bisognosa di sicurezze e tranquillità. La Corale celebrerà il prestigioso anniversario con tre eventi. Sabato 18 settembre, sulla scalinata di San Bernardino, ci sarà la rassegna nazionale Canti e Danze Popolari Città dell'Aquila, con la Corale e la partecipazione di due gruppi di fama internazionale, il gruppo folk Ciociaro Valle di Comino di Atina in provincia di Frosinone e il gruppo folk Moffa di Riccia in provincia di Campobasso. Dal 7 al 14 novembre sarà poi allestita una mostra documentaria multimediale al Palazzetto dei Nobili e un concerto conclusivo di celebrazione previsto per il 26 novembre all'Auditorium del Parco dell'Aquila.